Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndroLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2. Abbiamo appena sconfitto Master Ceffo, un big boss, quindi un boss più forte degli altri e anche più importante a livello di storia se vogliamo. Vediamo ora cosa accadrà. Non è facile per niente. Ok. Insomma, sconfiggendo un big boss, che cosa succede qui? Si smuove qualcosa? Possiamo andare a prendere un po' di sole sulla spiaggia insieme a Nevina. Subito parte la... Ovviamente Nevina è tipo la best girl qui. Vai a fare rapporto a Nevina, ma va bene. E ci ho azzeccato senza guardare, appunto su touchscreen, senza guardare, ottimo. Nevina, abbiamo sconfitto un boss davvero troppo forte. E dovevi guardarci lì, io sono stato super bravo. L'applicazione? Ah, i circoli yokai. Non li ho... O meglio, non li ho mai completati. Ne ho completati alcuni, ma senza volerlo. Non è che mi sono messo lì a cercare lo yokai particolare per sbloccare il circolo. Sì, magari sbloccando il circolo yokai ricevi anche degli yokai come ricompensa. E dobbiamo fare un'altra avventura? A questo punto io salirei di livello. No, Nevina. Ok, proviamo un po' a salire di livello. Quante ne abbiamo di sfere? 212. Intanto porto i membri del team a livelli più alti, no? Va bene così. Intanto questi membri hanno livelli più alti. Poi dopo, quando prenderò altri yokai... Insomma, posso anche continuare... Posso allenare gli altri. Maestro Nian. Che ci fa qui? Siamo pronti per un'altra avventura, Sergente Quadro? A quanto pare sì. Ok, abbiamo un boss. Questo qui me lo ricordo, ma non ricordo il nome. So chi è. Livello 3. Perfetto, ci siamo appena allenati. Siamo appena saliti di livello. Quindi siamo pronti per affrontarlo e per vincere soprattutto. Bene. Ok. Che succede qui? Ah, ok, quando nell'area dell'incanto. Va bene, non c'è problema. Quelle sono monete per caso? Sì. Se raccogliamo 100 monete durante un dungeon possiamo entrare in una modalità particolare. Però, bisogna vedere. A che altro servivano le monete? Quanti scudi? Perfetto, in effetti un po' di armi non mi farebbero scomodo, eh. A parte ce l'ho una spada, quindi dovrei metterla nel zaino. Oh, Jimmy vuole fare amicizia, buono! Questo potrebbe essere utile per l'inizio dell'avventura. Buono. Tante monete. Certo. Oh, tesoro. Oh, lui lo vorrei. Piacerebbe. Certo, sempre per l'inizio del gioco. Poi lo abbandonerei. Però intanto... Ah, la mappa del piano. Quella blu che dà di più. A questo punto dobbiamo tornare tutta quanta indietro perché non ci ha portato da nessuna parte. Lì c'è un nemico nero, il che vuol dire che ha un forziere e io lo voglio. Ma dove punti?
Ma levatevi. Che è sto macello qua? Andati? Bene. Andiamocene pure noi, va. Niente, sti scudi al limite li rivendo perché non servono a nulla. Si possono vendere o si buttavano direttamente? Non ricordo più. Scale! Perfetto, abbiamo tutta quanta la mappa, quindi possiamo tranquillamente esplorare. Trovare tesori e poi dopo andare all'uscita. Ottimo, no? Sì, intanto raccogliamo anche le monete. La mappa ce la teniamo per un'altra volta. Perché ora i piani iniziano insomma a sentirsi che sono belli grossi, eh? Bene, non ci sono altri nemici neri, quindi direi di tornare indietro e andare alle scale. Un po' scarno come piano, ma... Ah, era comparso, vabbè, non potevo tornare indietro. Vai, beccati sta furia zampettante. Ok, lui fa l'incanto. Se lo beccassi, però, sarebbe meglio. Andato. Ok. Uno scudo. Insomma. Ok, ora sembra che abbiamo sbloccato qualcosa. Sì, stiamo lavorando, ma alla fine non concludiamo nulla. Ci dà un nuovo oggetto. La Magnum. Ah, lo Yokai Magnum. Ok. Appunto, Magnum, il blaster e la spada, Sodo. Ah, ma se li butto però ci guadagno qualche sfera. Il sergente 4 ovviamente ha un'altra missione per noi. Abbiamo appena ottenuto il Magnum. A questo punto, sempre qui, abbiamo il Viking. Viking, ovviamente. Viking. Di livello 3, 3 piani. Facciamolo. Mai visto quello yokai. Non so se è nuovo, se è per questo gioco, oppure se c'era già anche sul 3, ma non mi sembra. Non ho mai visto il medaglium completo del 3, anche se ci sono dei video su YouTube. Ok, posso equipaggiarla. Bene, bene. Come si fa? E la posso equipaggiare con delle pietre elementali, tipo. E me la dà lui. Ok, raccoglila. E posso usare... Ah, quindi Magnum posso usarlo quando ho... Oh! Bello, però no, contro il boss, aspetta. La uso contro il boss. Oh, posso romperlo solo con la Magnum. Quello è un oggetto, è un tesoro, non un oggetto perdù. È un pezzo di moneta. Ok, usiamola subito. Aspetta però, aspetta. Ecco. Ha preso un altro po' di punti per la Magnum. Va bene, preso. Potevamo anche romperlo veramente, a suon di pugni, ma il gioco ha detto no. Sì, ho visto che c'è il nemico, ma nella minimappa l'ho visto, non nella mappa grande. Lui che fa? Da una... Oh, perfetto. Però devo beccarlo. Questo è rosso. Oh, bello grande, eh. Accidenti, un blocco bello grande.
Voglio provare una cosa prima della pistola, perché mi sembra di aver capito che posso romperla anche con... Va bene. Sì, ma per cambiare... Boh, per cambiare... Per cambiare oggetto non c'è. Per cambiare modalità della pistola non so come si fa, non me l'ha spiegato. Ah, forse... Ah, boh, ho visto. Allora, mettiamo la mappa, tanto è solo questo piano, poi abbiamo finito. A questo punto andiamo qui. Mo l'ho visto, stava lì sopra, vabbè. Non importa tanto, tanto guarda un po'. Ecco, vedi. Ce li danno loro, ce li danno. Questo per vedere le trappole, mi sembra che fosse. Perfetto. Mi piace la pistola Magnum. Ah! Sta qui sotto questo, se non sbaglio. Ecco, non ci vedevo. Uno scudo. Pessimo, non importa, lasciamo perdere. E questo è giallo addirittura, quindi elettricità. Vai, facciamocelo amico. Questo lo metto in squadra perché all'inizio serve uno forte. Lo metto al posto del Ranger, che tanto il Ranger fa poco. Finalmente qualcuno con un tesoro. A posto, ragazzi. C'è il boss, sì. Il boss è a tempo? Bah. Proviamoci. Cioè, io lo sto colpendo solo con la pistola, eh. Pistola che tra l'altro ora è scarica. Vai, colpisci, vai, vai. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Ma che è? Ma che è sta roba? Dai, cambia sta pistola, su. Andato. Vai. Finito così, con l'attacco X, dai. Mamma mia, ragazzi, ma che è sto boss? È tremendo. Ma usciva dalla tazza del... Perché? Perché usciva dalla tazza? Che cosa significa? Oh, un ingranaggio. Una chiave. Gioco un ingranaggio. È una chiave quella. Ecco, a questo punto Whisper dice: e con questo abbiamo completato un intero dungeon. Esatto, Whisper, quello era un dungeon intero. 4 livelli, insomma 12 piani. Facili facili. Guardate che cosa succede lì. Ok, quindi ora con la chiave che abbiamo preso possiamo provare a metterla in quella serratura e vedere se funziona. Ottimo, andiamo allora, dai.
Quindi abbiamo scoperto una specie di rovina. Delle rovine. Questo è il labirinto di Billy. Lei ne sa qualcosa, Indy-san? Beh, certo che lo sa, no? Per spiegarvi quello che sta succedendo, devo parlarvi di quest'isola e di Billy. Si chiama proprio Billy o Birri perché la parola è allungata alla fine, quindi vuol dire che è una doppia. Billy sarebbe Birri. Va bene, quindi chi sarebbe questo Billy? Quindi questo povero Billy è rimasto intrappolato per sempre nel tunnel infinito, nel labirinto infinito. Sì, lo so che ho scritto che il tesoro era infinito, ma nel mentre le immagini e il testo scorrevano, mentre registravo, pensavo che il tunnel fosse infinito, mentre il tesoro è ad essere infinito e Billy era avido. La leggenda narra che i suoi servitori non potevano andare con lui e quindi hanno predisposto questo... questa specie di posto per evitare che chiunque potesse entrare, per evitare che qualche esploratore passando di qui si perdesse nel labirinto infinito. Se la leggenda è vera, se riusciamo a risolvere il mistero di quest'isola, diventeremo ricchi oltre ogni immaginazione e potremo anche restituire i 100 milioni a Stilossa. Prima di vedere questo posto pensavo fosse solo una leggenda e invece adesso è proprio vero. Beh, non dobbiamo fare altro che continuare l'avventura, ragazzi. Certo. E direi che anche questo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 termina qui. Io a dire vero me lo sono giocato tutto quanto in una volta questo primo capitolo e penso che farò così anche per gli altri. Poi dopo li divido in più episodi, 2, massimo 3 episodi a capitolo verranno. Un inizio davvero davvero esaltante. Mi è piaciuto molto come è iniziato, come è impostato anche il gioco. È praticamente Blasters T, però è un gioco a parte totalmente, anche se Blaster Steel comunque sia offriva intorno alle 10-15 ore di svago, le offriva se riuscivi a fare tutto quanto a primo tentativo. Comunque sia davvero davvero carino l'inizio, mi sta piacendo molto. Ad ogni modo, Cuggio, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove vengono pubblicati tutti quanti gli aggiornamenti che verranno pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!